Signori, ci siamo. Nuovo episodio del Monaco 1960. Pronti a chiudere il mercato in maniera degna. Allora, abbiamo fatto un po' di casino sui terzini, sì. E oggi dovremo un attimino porre un rimedio a tutto ciò. Ma io sono pronto a farlo. Tra l'altro, perdonate l'ultimo episodio che è stato un po' caotico a livello di audio, ma c'è stato un macello di registrazione. Ho dovuto salvare il salvabile. Sarebbe stato un peccato buttar via tutto. Quindi, allora abbiamo Ubehaun. Appia rifiutato. No, te prego. Te prego, Arvin. Siamo soddisfatti della crescita di Leon Klassen. Bene. Meno male. Tanto Leon tocca rinnovarlo. Quanto guadagni? Quanto guadagni, Leon? 500 euro. Delega rinnovo. Gli diamo 700 e ci rimetto pure. No, facciamo sempre 500, su. 3 anni a 500, perfetto. Poi Erdman, anche lui ne prende 800. Deleghiamo. No, ma che 5.000, gli piacerebbe a Erdman. A Erdman. Ma che se non ruba i soldi a casa dei ladri, come si suol dire. Un anno. No, questa è la solita cosa. Ah no, prolungamento un anno, ok. Perfetto. Poi abbiamo Steinhardt. Guai a chi lo tocca. Delega rinnovo, lui prende 1.200. Noi confermiamo i 1.200, se no gli altri mi si offendono. E andiamo a 1.700. Prolungamento un anno, cruciale, ok. Si conferma quella stessa cifra. Lang prende 500. Delega rinnovo. Sta contenti sempre dei 500, bello mio, perché quelli so, benissimo. E bene, no, fine. L'unico mediano della squadra, 7,50. Rinnovo a 8. E ti fai bastare, perché bravissimo, bravissimo. Dressel sta a 600. Delega rinnovo, assolutamente sì. Tette becchi 6,50. Perfetto. E Grayling ha 19 anni, 500 euro e non sentirli. Facciamo sempre 500. Ti piaceranno molto. Bravissimo. Ok. Rinnovi praticamente con Darrans e Pusic. Se non li riesco a vendere, li faccio andare via così. Basta. Cioè, veramente. Sta diventando incubo. Sta diventando incubo. Si diceva per l'appunto, Ubehaun. Quello che sta arrivando in prezzo. Beh, è un buon secondo per te. Ma avete detto in tanti che Gigione si potrebbe prendere a zero. Ma no, è troppo falsato, ragazzi. Non ci verrebbe mai Buffon in terza divisione tedesca. Dai, già abbiamo fatto delle cose abbastanza. Allora, intanto facciamo una bella cosa. Tallig, assolutamente sì. Infatti Grelinger, pure lui non è che sia scarso. Dimetti Tallig, pure Grelinger. Mi sembra un ottimo esterno destro. Detto ciò, dunque, noi dobbiamo rafforzare, vai. Si fa per dire. Chi no, lui non ce l'è. Questa è ancora scaduta. Comunque, mi avete detto in parecchi che in teoria il mercato, se io vado a vedere gli svincolati e vado per nazione, ne escono fuori una caterva. Sarà così. Argentina, svincolati argentini. Non ci stanno. Benissimo. Ottimo. Ma se io tipo, ecco, adesso per dire, no, tutti gli svincolati indiani che ci sono, ce ne sono di nuovi? Tipo un ottimo difensore indiano non c'è? A me comunque mi sembra che sia tutto uguale, ragazzi. Sempre gli stessi. Sì. Talentuosissimi giocatori che già conoscevamo. Vabbè. Detto ciò, tocca vedere un attimo la cosa. Allora, mai fatta poi tra l'altro. Sul mercato, posizione difensore centrale. Vediamo che esce. Daiki Niwa, 27-37 di velocità. Beh, un fulmine. Yang Yong. Mamma mia. Tony Lidenan.
Adoni. Adoni. Guardate che quasi quasi la Pash me lo prenderei. Quasi quasi. Devo dire che quasi quasi. Mister, sono davvero felice che mi ritenga. Continua a impegnarti. Sì. Allora. È arrivato il secondo su Menji. 1.700.000. Questa sarebbe tanta roba se riuscisse a prendere. Ma Yarshi. No, ma Irashi. Ma Irashi, però è un 58. E stai bene. In dove stai? Oh, abbiamo il secondo portiere. Ubehaun. Bene. È arrivato Ubehaun. Gioite, gioite genti, è arrivato Ubehaun. Andiamo avanti. Allora, resoconto finale su Lindenan. 62 vale niente, vale. Questo si può più a facile. Allora, fermi. 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 Abbiamo il difensore. Abbiamo il difensore. Se riusciamo a piazzargli qualcuno, abbiamo il difensore. Allora, si diceva. Appena non è voluto venire, io me la ricorderò questa cosa. Intanto, Menji. Riproviamo a prendere Menji. Allora, contatta per il prestito. Io vorrei trovare un modo per pigliarmelo secco, però lui. Vabbè, allora, intanto, elevazione. Comunque questo se la spigne perché. Sì, sarà uno che non è. Però. Però no. Non ho detto niente. Però è come se l'avessi fatto. Allora, abbiamo. Ecco, piazziamogli. Pia de Pusic. Dai. 69-74. Avanza offerta. Oh, controfferta! Mi sei piaciuto! Allora, ragazzi, offerta cartellino. Mo' devi dar meno. Mo' devi dar meno. A 20.000 ci siamo. Perfetto! Allora, ci siamo anche alleggeriti di uno. Fermi. Ci siamo anche alleggeriti di uno. Turnover. Va bene. Contatto 2 anni, va bene. Signora Clausa, quanto vuoi? 1.100, noi ti offriamo 800 e 2.000 di bonus. Bene. 1.000. Quindi si è anche ridotto lo stipendio. Ok, e l'abbiamo preso. Poi si diceva. Caro Menji, io devo riuscire a prenderti bene a te. Però lo facciamo poi. Prestito. Mi accontento del prestito. Allora, termini di base. Se no non ce la facciamo. Un anno. E 50 lo stipendio. Vabbè, 60-40, va bene, dai. L'importante è un difensore decente. E qua ci siamo. Poi. Kruger non vuole trasferirsi. Sargent non vuole trasferirsi. Trincao. Vabbè, questo già. Ci ho provato, raga. Questo non si vuole trasferire. Soncrasi non si vuole. Vabbè, diciamo che il grosso lo potremo avere nel momento in cui passeremo di divisione. Vladislav Supriaha? Supriaha? L'erede di Sheva! Se può avere l'erede di Sheva, per cortesia. Se può avere. Supriaha. Ci vieni? Niente, sappiamo. Porca miseria. Ma che me lo indichi a fare se non. Se non c'è. Porca miseria. Allora, Erdman. Tu lasci spazio a Lindenan. Lindenan. E va bene.
Voglio vedere com'è. Sono curioso. Ma Tallink perché non... Ah, è poco lucido. Lo so, lo so, lo so. Allora, ragazzi, siamo belli carichi. Sarebbe importante fare un'altra vittoria, se ci si riuscisse. Poi so che è difficile, però. È arrivato finalmente il giorno che tutti stavano aspettando. Si gioca e c'è grande attesa per quello che sarà il verdetto del campo. Il È tutto tornello a pronto per il 10 frame al calcio secondo è e per tanta un match roba, davvero molto intrigante. eh. Si incagliano pure i tornelli. Sembra di vedere il gioco dei Vin Diesel alla Game Awards. Dai! Pochi istanti ancora al calcio Avanti d'inizio, così! prima sempre più rovente. Pierluigi Parra e Stefano Nava pronti a Sarà raccontarvi questo durissima match. quest'anno, Giornata lo di campionato che sta sappiamo. per avere Però una inizio sola e una vittoria ricca in di 5 contenuti tutta la partite, 4 serie. Tre punti partite. in palio. Decisione giusta. Prende Bravissimo la palla, Mollo! recupero difensivo. Bravissimo Mollo! Avanti così. Tallig, chiesta la voce dalla curva. Dai, Avanza Tallig! palla al piede. Bravissimo Tallig! C'avevano ragione loro! C'avevano ragione loro! La rimette dentro. Qualcuno che Ha tiri però risolto ce il deve problema di stare. grande E investimento. non può essere sempre un magico che... Per la squadra ospite, evidentemente, l'allenatore. No, Portiere che no, risponde vabbè, dai presente ragazzi, e cioè, gli è salta la partito un palla missile fuori da dal terra aria. perimetro di Ma ordinaria come... amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Guarda Si è lasciato Kensuke. battere. Guarda Attenzione. Kensuke. Buono Niente. l'anticipo. Vai Raj, bravissimo Raj. Fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere. Porca miseria, ma chi? Interessante la Ma cosa mi verticalizzazione qui. rappresenta? Prova a colpire al volo. Sale la difesa. Scatta la trappola. È fuori gioco. Porca miseria, era un'azione bellissima. Intervento che vanifica Aia. il buon tentativo di cross. Aia, Prova a tanto De Bari, primo calciare. tiro, primo Palla gol. in rete. Al 1-0. solito, al solito. Benissimo. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il Benissimo, gol. è Bella sempre la giocata così. d'indietro del È compagno. È stato sempre poi così. bravo a imprimere Sta forza al squadra c'ha una pallone, tempo stesso sfortuna a tenere la palla bassa. al posto del leone ci hanno messo il Hanno aperto gatto la nero cavatura con ormai questo gol. sullo stemma. 1-0. Vabbè, Hiller è Vantaggio per la impresentabile. Cipolla. Io non Poi ce la tocca faccio più. recuperare per gli Basta, avversari. basta. Dopo È oggi, ancora basta. presto però per Fuori rimediare rosa, all'incidente. definitivamente. No, cioè, veramente, ragazzi. È uno dei portieri più scarsi che io abbia mai visto nella mia vita. Era una roba imbarazzante. Veramente imbarazzante. Veramente imbarazzante. Non ci si può Anche giocare così. perché oltre Batten a tentare di Affan, segnare con grande ecco. intenzione, Cioè, ogni Marcos pallone che gli Rojas arriva lo addosso evita. Non fa finta di facile non riuscire a situazione per prenderlo. Io non Guardiola. posso giocare con un portiere del genere. Adesso il ragazzo che è arrivato per fare il terzo diventerà subito il Recupera palla. primo. E l'arbitro dice che è Mamma mia troppo che primo stanca, dà tempo. tutto il Allora, tempo. terribile. Primo tempo terribile. Allora, qui davanti non stiamo andando proprio 0 di 0. Raga, io metto Ngunu, pure Osawe comunque. Mamma mia. Molto forte, sì, Osawe, devo dire molto molto forte. Ci pensa Ngunu. Guarda Ngunu. Guarda Salto Ngunu. verticale Vai Ngunu. interessante. Vai Ngunu. Vai Ngunu. Pallone importante per provare ad Niente, oh. aprire Ci la pensa parata. Ngunu. Ecco il gol. Ha Ci pensa segnato Ngunu. Allora, sfruttando uno fermi. dei primi palloni Questa toccati dal entrata ha suo segnato ingresso in subito. Allora. campo. Il Replay che nostro evidenzia peggior attaccante, l'intelligente a palla livello di vicinamente statistiche. tagliare la difesa Però nell'azione del gol. entra e la spacca. È Bambino uno. rizzato alla perfezione, un grande Forza. contropiede. Niente, tocca far Attacca giocare e si è Ngunu. involato da sua porta Titolare è e lui. non ha Tanto noi fallito. siamo abituati a vedere storie Il di questo punteggio tipo. adesso è di Giocatori 2 a 1. impresentabili trasformati in campioni irresistibili. E questo è il caso di Ngunu. L'acquisto di Dai. Bravissimo. questo giocatore nelle ultime ore. Per Cercavano un allenatore Nagai. con le sue caratteristiche e hanno Ragazzi. deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo Ma a sotto controllo. Brown. Però te sei il finto fenomeno della squadra. Porca miseria. Forte forte. Statistiche alte. Poi ci fosse una volta che è decisivo. Una. Oh, ma come fa a non essere fallo quella? Pagliaccio. Gli ha fatto pure male. Una fida all'antichitaca Brown. per cercare il È gol del partito pari. Brown. È partito. Buono il Bravo. cross, attento il difensore che allontana. Prova a far sentire il Niente, guarda tiro. quest'arto. Occhio Ma al che rimpallo gli ha rimbalzo. dato poi? È Non è pressato, attenzione. possibile. Non è possibile. Non è Pallone in possibile. difesa. Certo, abbiamo, ripeto, il gatto nero sullo stemma noi. Bravo. Bravissimo. Ma che personalità questo Pare che abbia già portiere. tempo per lui. Sì, vabbè, però Occasione. figlio mio. Però figlio mio. Crossa dritto. Ti prego.
Bravissimo. No. Legge bene questo Ma pallone. possibile che è più preciso quello che Posizione va De Rovega interessante. che quello che la passa Si normale? perde dall'attacco Non te lo dell'avversario. perde. Non te lo perde. Aia. T'ha lanciato. Respinge il difensore. Dai, dai, con sto pareggio. Che si Possibilità può di conferire fare? terzo. Difensore che interviene alla Oh! disperata sul. Prova a piazzare. Sì! Hanno pareggiato. Ma che Secondo cosa hai rigore. fatto, Kensuke? Incredibile! Incredibile! Io non ci posso credere! In Hanno mezzo trovato a il tre in pareggio grazie a questo area! gol. Una rete giunta Guarda nel che finale tutta roba! ieri. Abbiamo Finirà così. 2 a 2, scoperto che fine ha bella fatto partita, Holly! parità assoluta. Abbiamo scoperto. Siamo C'ha tra gli 50 ultimi anni 5 e adesso e 80 gioca per secondi il di Monaco gara. 1860. È proprio lui! Facciamo un miracolo, andiamo a vincere rimonta. Andiamo a vincere Stendera. rimonta. Se molla nel pallone, la proviamo a Un vincere. minuto E molla dedicato al sta doppio palla fallo di invece di quanto può. farmi lì la mortacci tua. Niente, non. Guarda, guarda se Buendia, il riesci. fisico. Sto a scacciare i bagarozzi. Non si riesce. Non Finisce si qui. riesce a levargli Dunque, un palla. risultato di parità. Un pareggio che C'ha la finisce miseria, qui. che veleno avessimo giocato in questo modo al primo tempo. Sarebbe stata un'altra partita. Vabbè, comunque, l'importante è la riacchiappata. Mamma mia. Allora. Vabbè, oh, è andata così. La fortuna non c'entra niente. Non ci prova. Possiamo giocarcela con tutti, dai. È vero, è vero, è vero, su. Complimenti a entrambe le squadre, dai. Va bene, va bene, va bene. Dunque, ma come? Ma perché? Ma perché Amengi? Ci rifiutano tutti! Ma perché? Io devo fare una cosa però, raga, fermi. Devo fare la conta degli over, degli over 21. Massimo 15. Allora, fermi. Contiamo. Se no mi tocca fare qualche svincolo, per forza. La regola è la regola, se no diventa una buffonata. Mi ero completamente scordato. Allora. 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 che varrebbe per 2, 14, 15. Preciso, preciso, spiccicato. Se uno ci fa, porca miseria. Mazza, Koulibaly a Napoli, al Bayern Monaco per 109 milioni di euro. Bene, al pelo, al pelo. Ci siamo qualificati per le nostre regole di registrazione, al pelissimo. Allora, io due soldi me li tengo a questo punto per le giovanili. Tanto qua la squadra non penso che possa fare di più. Questo momento. Col budget a disposizione non si può fare un miracolo. C'è poco da fare, siamo poco appetibili in terza divisione. Siamo molto poco appetibili, i nostri giocatori non vengono. No, Milinkovic ci ha pensato mai, però fa male, ragazzi. Sbattuto in faccia così, no. Daniel Vine. Al photo finish. Chissà questi. Il ca. Il. Devo andare a controllare. Fatti. Cara. È questo. Che è una prima calcistica in sede del quartiere Befa. Distretto di Fai. Che. Ah, il comune. Vabbè, ragazzi. In Turchia. Abbiamo detto appunto i principali campionati. La Turchia non fa parte di questi. Vai, è l'unico mediano. I soldi sarebbero belli, ma no. No, non mi posso privare del mediano a un minuto dalla fine del mercato. Con tutto il bene, non si può. Ci avremmo riflettuto in caso, ma così non si può, dai. È troppo anche per me. È troppo anche per me. Allora, piuttosto, resoconto mensile. Allora, Grigenko, pessimo. Addio. Cedi.
Poi Urbonas, addio. E Muñoz, sei un 44, ma quando mai te si riesce a tirare su a te? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Chi è? No, Mol si è fatto male, 7 giorni di stop, vabbè. Bello, Gabriel Bello. Quiroga. Bustamante. Prado, terribile. Ramiro Tapia, terribile. Augustin Duarte, da valutare. Diego Prado. Ramon Reyes. Io qua non vedo tutti questi talenti, vi dico la verità. Per ora no. Fankai? È un messaggio in codice? Spero di no. Benotto. Benotto, tu stai rischiando forte, Benotto. Io te lo dico. Tra Benuno e Fankai, non mi è piaciuta questa cosa. Te lo dico, caro mio Benotto, tu stai rischiando. Terry Scamber, ma questo sarà l'armadillo, ma quando mai ci viene? Sta a primavera. Se vabbè uno che... Senti, Adam Ser, ti richiamo un attimo, eh. Torna da me, Adam, torna da me, torna da me. Dobbiamo parlare un attimo, io e te. Perché veramente... Non te se può ricardè. Non te se può ricardè. Manca de profil. Mi stai a portare da gente. Ecco, salve mister. Sei tornato. Guarda, credo che sia arrivato il momento per te di cercare nuovi orizzonti professionali. Ecco, va a cercare di rubare i soldi da un'altra parte. Ecco, Marvin Lehmann già lo vedo un po' più presente a se stesso. Ok, quindi Germania, no, dunque lui sta in Cina, Ecuador, e a te ti mandiamo. Dove ti mandiamo a te? Ti mandiamo a cercare Butkus. A cercare Butkus, vai. Vai e torna con Butkus. Mi raccomando. Mi raccomando. Aspettiamo con ansia. Allora, detto ciò, questo è il nostro monologo fino a fine stagione, sarà dura, un po', temo, però. Trincao, Amade, Jacobs e Çalhanoğlu. Allora, no. Satkus, pessimo. Nuova. Butler. Tillman, mamma mia, comunque no, dei giocatori terribili. Vabbè, non è questo momento di far mercato, tanto su. Andiamo avanti. Stiamo soffrendo, ragazzi, a livello di punti. Però non perdiamoci d'animo. Che le cose, sono convinto che potranno andare a nostro favore col tempo. Bisogna semplicemente avere un po' di pazienza. Ognuno vuole giocare. Ci penserò. Allora, ragazzi, Nagai sta in pallissima. Osawa è terribilmente inguardabile in questo periodo. Qui giocherà Miura, Nagai. Greiniger sta meglio, ragazzi. Greiniger sta meglio. Raj da una parte, Steinhardt dall'altra. Unguno ce lo portiamo, come sempre. Lex lo integrerei, sinceramente. Lex lo reintegrerei, anche se lui però con sto schema proprio zero, eh. Lex lo portiamo in panca. Lex lo portiamo in panca. Mettiamo Vine. Ubehaun, titolare, perché Hiller basta. Hiller basta. E non lo posso più guardare. Va bene così. Per ora ci siamo. Per ora ci siamo. Allora,
con il Verl che ci precede in campionato. Riusciremo a superare almeno loro? Ragazzi, ci servono 3 punti. Io non so come, ma ci servono 3 punti. Anche abbastanza urgentemente. Miura. Ma che bella palla. Lui non ha bisogno di correre. Lui non ha bisogno di correre. Può ricevere una posizione interessante. Lui può inventare da fermo. Lui può inventare da fermo. Lui può inventare da fermo. Come Ibrahimovic, non deve correre, lui deve colpire. Che giocatore, ragazzi. Che giocatore Miura. L'attacco giapponese sta iniziando a carburare. E non ce ne sarà più per nessuno. Guarda, con quale... Come ha fatto partire la caviglia con il rischio di frantumarsela a 53 anni, eh. Mamma mia, Miura, oggi quanto sta in forma, però. No! Ma perché? Ma non può essere sua! Aia, 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 niente. Porca miseria. Comunque, ogni tiro è un gol. Questo che è Zambrotta. Ma i conti con questo gol, l'impressione che ogni tiro è un gol. È impressionante. Guardalo. Ma non lì. Bravissimo. Miura. Prova a dare. Ti prego. Greilinger. 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 Per Miura. Si gira. Malissimo. Malissimo. Vabbè, è un primo tempo un po' così. Abbiamo creato tanto, ma abbiamo concretizzato veramente poco. Veramente poco. Allora, io direi che Miura oggi sta abbastanza in forma, ma credo che si possa fare di più con Osawe, perché gli spazi ci sono. Gli spazi ci sono. E vanno sfruttati. Allora, io direi al posto di Noda che metterei Lex. Tornando a un attacco, un centrocampo a diamante. Perché questi sembrano poter soffrire. Anzi, sai che ti dico? Ventura, vieni a me. No, in realtà no, però. In realtà no. In realtà lascerei così. Perché se no Lex mi torna a far mediano e non lo sa fare. Comincia ora la seconda. Bene, frazione dai. Di gioco. Ci si aspetta molto da lui. Non ha ancora dimostrato il suo grande talento. Kensuke. Kensuke. Kensuke sotto a 7. Mamma mia, che giocatore questo. Kensuke-san. Kensuke-san. Mamma mia. Kensuke-san. Che giocatore questo. Si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato poi, la ma con quale scioltezza Kensuke-san gliela sbatte sotto al 7. Con quale scioltezza? Guarda Brown, ma non così. Ah, regà, ma che cazzo no ci avete? Spazio lungo la corsia. Brown. Da lì può crossare. No! No! Il difensore. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare. Oh, mia Steinhardt, che partita che ha fatto oggi. Secondo me la scelta giusta, al momento giusto. Lex. Punto perde, mannaggia miseria. Bravissimi. Osawe. Osawe. No, ma che cazzarola. Ma come cazzarola fai? Mamma mia. Campione del mondo sto Osawe comunque, Mamma mia. Fai core, fai core, fai core. Ti prego. Può metterla in mezzo. Sì. Sì. Ci penso Brown. Brown c'ha solamente questi, dico, di cattiveria. Quando gli fa, lui prende la spacca. Va bene, dai. Va bene. Allora, è Osawe? Da sottolineare l'assist del compagno. Si è avventato sulla palla. Hai capito Osawe? Il piattone. Il piattone di Osawe. Bene, oh, l'abbiamo chiusa, ragazzi. Incredibile, ma vero. Non ci si crede. È buona per Osawe. Aspetta il compagno. Bravissimo. Ti prego. Oh, dai. Vittoria rotonda. Per una volta. Lex torna dopo un po' di purgatorio. Si è fatto un po' di sgabello. Ma adesso è pronto per riprendersi il posto di squadra. Serve uno come lui. Il suo dinamismo, che ricorda Scozzarella. Ci vuole, ci vuole. Ha superato bene proprio
Stefan Lex. La dura Lex di Stefan. Grande. Bene così. Finisce qui. Bene. Ragazzi, ci voleva la vittoria. Mamma mia, quanto ci voleva. Allora, vittoria rotondissima. Abbiamo anche, insomma, reso felice Miura, che ha giocato dopo un po', che insomma era un pochino fuori. Non c'è stata partita, raga, è la verità. L'abbiamo rotti. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Ma che abbiamo fatto la nostra partita? Ecco, sì, va bene così. Bene, allora ragazzi, io direi che però ci salutiamo. Io farò due allenamenti, insomma, telecamere spente. E con questa vittoria saliamo al 9° posto. Beh, dai, la classifica è cortissima. La classifica è cortissima. Siamo a 4 punti dal primo posto. Io pensavo che già fosse tutto mezzo compromesso. E invece no. Bene, allora, ragazzi, per ora è tutto. La prossima volta tenteremo di incrementare, insomma, i nostri punti. Faremo 3 partite la prossima volta con non so come si chiama e anche con questi altri che hanno tipo una volpe sul logo. Bene, ragazzi, per ora è tutto. Un abbraccio grande e noi ci vediamo alla prossima.